Buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di J Live. Oggi è lunedì 30 novembre 2020. Ci stiamo per lasciare alle spalle anche il mese di novembre. Entriamo nell'ultimo mese del 2020 e soprattutto inizia una nuova settimana in nostra compagnia con gli appuntamenti pomeridiani di J Live. Saremo insieme a voi fino alle ore 17 parlando come al solito di ogni lunedì di sport. Prima partiamo dal report dei contagi in Abruzzo perché la curva torna a salire, ve lo anticipo subito, ma poi parleremo di sport in scaletta, parleremo di basket, di padel, ma anche di calcio con ospiti sicuramente illustri e prestigiosi. Partiamo allora dal report della coronavirus in Abruzzo per la giornata di oggi, bilancio che potete trovare sul nostro sito www.superj.it. Dopo un paio di giorni di tregua torna a salire la curva dei contagi in Abruzzo, sono 556 i nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 4.184 tamponi eseguiti, di fatto la percentuale del 13,28%. Per quanto riguarda la provincia di Teramo è quella con il più alto numero di casi, sono 232 nelle ultime 24 ore, poi arriva la provincia di Chieti con 141, quella dell'Aquila con 115, Pescara con 33 nuovi casi. L'età dei positivi va da 4 mesi a 95 anni, i soggetti con meno di 19 anni sono 76, 40 in provincia di Teramo. Per quanto riguarda il bilancio dei pazienti deceduti, che registra 7 nuovi casi, 2 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti, ma tanti sono anche i guariti. Nelle ultime ore sono ben 396 in più. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18.192. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 714 pazienti in ospedale, 55 più di ieri, ma c'è da dire anche che di fatto 29 si riferiscono alla giornata di domenica, dove il bollettino non riportava questo dato. Per quanto riguarda le terapie intensive c'è un ricovero in più, sono 76 in totale i posti occupati. 17.492 invece sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dunque ribadiamo il report di oggi per quanto riguarda il coronavirus: 556 nuovi casi a fronte di 4.184 tamponi e sono 232 che fanno riferimento alla provincia di Teramo, ma potete trovare tutto sulla nostra pagina, il sito www.superj.it. Entriamo subito nel vivo di questa trasmissione, sempre restando comunque col tema dell'attualità, parlando di basket, abbiamo in collegamento, e lo saluto con caramente, Alessandro Marzoli. Noi sotto, buon pomeriggio intanto Alessandro, so che stai vedendo Italia-Russia che si sta giocando con gli azzurri che sono partiti bene, diciamo, il punteggio è ancora in equilibrio ma sono partiti bene. Esatto, partita equilibrata, una partita che per la nazionale conta relativamente, conta per far fare esperienza ai tanti esordienti che ci sono, perché l'Italia è già qualificata dal momento che sarà paese ospitante ai prossimi campionati europei. Noi sotto, come didascalia, abbiamo messo consigliere federale della Federazione Italiana Pallacanestro perché è l'ultima nomina in ordine di tempo, ma potevamo mettere tante altre cose, presidente della GIBA, presidente dell'UBE, tante altre cose, avvocato, esperto di diritto sportivo, tante altre cose potevamo mettere. Le dette tutte, da poco sono anche consigliere federale in rappresentanza degli atleti, è un grande onore per me far parte da pochissimo della Federazione Italiana Pallacanestro, e quindi va benissimo l'indicazione che avete dato. Ci sono delle date che per qualcuno potrebbero non portare particolarmente bene, ma per te di fatto hanno portato bene: quella del 13 novembre venerdì e quella di martedì 17 novembre. La prima c'è stata l'assemblea elettiva, la 48esima assemblea elettiva della Federazione Italiana Pallacanestro, il martedì 17 lo spoglio che dunque, come dicevamo, di fatto ha messo l'ufficialità sulla tua elezione e sul tuo ingresso nel Consiglio federale. Due date che sicuramente ricorderai con piacere.
Sicuramente sono date che mi ricorderò per il futuro in quest'anno che è un anno drammatico per mille motivi, però nei momenti di difficoltà, se si riesce a iniziare un percorso e dare un contributo, e quello che mi sento di dare non è solo in rappresentanza degli atleti, ma in piccolo anche per la regione Abruzzo all'interno del prossimo Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro, sicuramente è un motivo di stimolo. L'ufficialità, come detto, c'è stata il 17, mercoledì ci sarà il primo Consiglio federale, saremo a Roma nei palazzi del CONI, e quindi cercheremo di portare avanti questa stagione complicatissima, con i sacrifici che stanno facendo atleti, società, con il pubblico che ha voglia di vedere le partite, però purtroppo non può essere presente. E lo sport, il basket hanno anche una funzione sociale importante, per cui in un paese, in un mondo che soffre, avere la possibilità comunque di andare avanti con speranza, credo che sia un messaggio importante che lo sport e la pallacanestro stiano dando in questi mesi, in queste settimane. È iniziato da poco anche il campionato di Serie A2 e quello di Serie Oh, quando c'è stato lo spoglio, abbiamo letto che eri nella sede del comitato FIP Abruzzo al pari di Francesco Di Girolamo, il presidente. Ci racconti quei momenti? È stata una giornata molto emozionante nonostante le difficoltà legate al periodo, perché ovviamente con la massima accortezza, la mascherina e il distanziamento abbiamo seguito con il presidente Di Girolamo, con Paola che era lì, lo spoglio in diretta da Roma. È stato un piacere seguirlo con loro perché eravamo nella sede della Federazione Italiana Pallacanestro Abruzzo. C'è un ottimo rapporto con il comitato regionale, quindi è stato un momento particolare vedere uscire dall'urna il mio nome e entrare ufficialmente a far parte del massimo organismo della pallacanestro italiana. Quindi per me è un grandissimo onore, e insieme a Katrin Res e a Giacomo Galanda, che sono gli altri due rappresentanti degli atleti, sono convinto che nel prossimo Consiglio federale potremo dare un valore aggiunto rappresentando non solo la base di tutti gli atleti che ci hanno voluto designare ed indicare in questo ruolo, ma tutta la pallacanestro italiana, e quindi dare in questo modo il nostro contributo anche con le esperienze pregresse in altri ruoli, come quello di presidente dell'associazione giocatori, di cui mi vanto anche di avere al mio fianco Mario Boni, che tu conosci bene. Ecco, il fatto di avere Katrin Res e Giacomo Galanda, che hanno avuto carriere importanti a fianco, può essere, e soprattutto sono stati dei giocatori che hanno vissuto le problematiche dal campo, può essere un vantaggio all'interno del Consiglio federale per esprimere tutte le problematiche a vantaggio degli atleti? Sicuramente sì, avere chi ha avuto un'esperienza diretta a vari livelli, non solo a livello nazionale, nei massimi campionati italiani, ma anche a livello internazionale. Ricordo che Katrin ha fatto il college negli Stati Uniti, ha giocato in WNBA. È sicuramente un valore aggiunto perché permette di portare nell'istituzione, all'interno dell'istituzione, un'esperienza diretta di chi l'ha vissuta non tantissimi anni fa sui campi e nei rapporti anche con i club. Per quanto riguarda me, avendo giocato per tanti anni in categorie cosiddette definite minori, che però comunque sono e vedono moltissime squadre in Italia, credo che possa esserci anche questa possibilità di portare la voce non solo del basket di vertice, ma anche di quello cosiddetto dilettantistico, che però vede tantissimi operatori tra atleti, staff, coach, società, farlo praticamente come un lavoro. Abbiamo visto il presidente Gianni Petrucci era l'unico candidato, quindi di fatto è stato ovviamente eletto, ma nel Consiglio federale su 12 componenti, 8 di fatto sono nuovi rispetto al passato. Si può parlare a tutti gli effetti di nuovo corso? Io credo di sì, credo che sia un consiglio fortemente rinnovato con personalità di alto spessore, da Ettore Messina, indicato alla guida del CNA, alla nuova rappresentante della Lega Basket femminile, che succede al nostro abruzzese Paolo De Angelis, che è la dottoressa Ferro, patron della società La Molisana.
fino ad arrivare al nuovo vicepresidente della Federazione Pallacanestro, che è Casarin, che è presidente della Reyer Venezia, quindi una rappresentanza forte, nuova, oltre a quella degli atleti che abbiamo già citato. E quindi sì, io credo che possa essere un nuovo corso e c'è bisogno di novità. Lo stesso presidente Petrucci ha annunciato delle riforme già dai prossimi mesi, e io mi auguro di essere una parte di questa rivoluzione e portare qualche innovazione all'interno della pallacanestro italiana, perché credo che ce ne sia bisogno. Come detto, il prossimo 2 dicembre, il Salone d'Onore del CONI, alle 14, il primo Consiglio federale. Tra i temi c'è qualcosa su cui i programmi con cui partirete subito, gli obiettivi? Sicuramente in queste ore stanno arrivando le documentazioni, c'è cioè l'attività istituzionale ordinaria, e sicuramente ci sarà la programmazione per quelli che saranno i prossimi mesi di emergenza da gestire sia dal punto di vista sanitario, ma sia dal punto di vista dell'attenzione a quelle tante società che stanno proseguendo l'attività tra mille difficoltà e senza pubblico, e probabilmente uno sguardo sarà rivolto anche a quelli che saranno i campionati regionali che potrebbero ripartire dal 2021, si deve vedere con quali modalità. Ci sarà anche spazio, credo, per una valutazione dal punto di vista della Federazione Italiana Pallacanestro su quelle novità della riforma portata in Consiglio dei Ministri, almeno per 5 dei suoi 6 decreti, che riguarda il futuro degli sport in Italia, voluta fortemente dal ministro Spadafora, e che prevede le novità anche sul lavoro degli sportivi oggi considerati dilettanti, perché ci sarà sul lavoro sportivo, così come su altri aspetti, sicuramente un cambiamento che riguarderà le società, lo svincolo automatico da parte degli atleti. Insomma, ci sono varie novità su cui si dovrà iniziare a lavorare per il futuro. Oh, per questa nuova nomina, ovviamente, sin da subito ti facciamo il grande in bocca al lupo, ma Alessandro Grazie. Marzoli è anche dal 2013 presidente della GIBA, come detto prima, il vice è Mario Boni. Sicuramente facciamo un bilancio e soprattutto su quali aspetti state focalizzando il vostro lavoro. Allora, intanto diciamo che la GIBA è l'associazione italiana che rappresenta tutti i giocatori e le giocatrici di basket, i giocatori della nazionale che giocano nei campionati professionistici, quindi di Serie A, sia gli italiani che gli stranieri che giocano in Italia, fino ad arrivare ai giocatori delle serie minori. E in questi anni il lavoro che abbiamo portato avanti è stato principalmente rivolto a far conoscere la voce degli atleti a tutti, a dare una vera rappresentatività alla base e coinvolgere i giocatori e le giocatrici nelle scelte che li riguardano personalmente. Molto si è lavorato sul costruire di fianco alla carriera agonistica anche una carriera diversa per il futuro, e quindi progetti sul dual career e sul post carriera. Abbiamo cercato di dare attenzione ai giocatori in difficoltà attraverso un sussidio per i giocatori senza squadra che eroghiamo ormai già da 6 anni con un progetto fortemente voluto dal board, che è tutto composto da giocatori e giocatrici, e quindi anche assistenza ai giocatori senza squadra che hanno maggiori difficoltà. Siamo stati la prima associazione giocatori in Europa a portare avanti un progetto del genere, e poi un forte coinvolgimento femminile. Siamo stati quelli che hanno voluto all'interno del board anche le atlete. Se prima contavamo pochissime giocatrici all'inizio del nostro primo mandato nel 2013, oggi rappresentiamo quasi tutte le giocatrici donne. Abbiamo all'interno del board sia Raffaella Masciadri, ma anche la new entry Giorgia Sottana, e per noi questo è un motivo di grande vanto. Ricordo che il provvedimento sulla maternità femminile, approvato 3 anni fa dal governo, e che finalmente ha riconosciuto un sussidio di maternità alle atlete che devono interrompere inevitabilmente la loro carriera agonistica, almeno per un periodo, si è concretizzato grazie al lavoro dell'Associazione Giocatori. Questo è uno dei grandi risultati che abbiamo ottenuto e di cui mi onoro di aver dato il mio contributo, perché sicuramente è stata una norma di civiltà che prima non c'era nel nostro paese, e che grazie anche all'Associazione Giocatori, oltre che alla Commissione Atleti CONI e all'Associazione Calciatori, siamo riusciti ad ottenere. Quindi è un lavoro importante, un lavoro intenso che stiamo facendo, come tu
cui citavi con Mario Boni, che è un grande campione, lo è stato sul campo, ma lo è anche fuori, un uomo di spessore, di valori. Insieme formiamo una squadra per cui credo che i giocatori siano contenti dei risultati ottenuti. Ma sono contenti sicuramente, anche perché dal 2013 avete intrapreso questa avventura con la Giba, dal 2016 il vostro raggio d'azione si è ampliato, perché adesso praticamente fate parte anche, sei presidente dell'associazione giocatori europei, la UBE, e quindi il tuo raggio d'azione si è di fatto allargato perché riguarda tutti i giocatori del continente. Certo, anche grazie al lavoro fatto in Italia siamo stati indicati come guida dell'UBE, che sta per Union Basketteur d'Europe, quindi è un acronimo. Di fatto mettiamo insieme tutte le associazioni giocatori europee. Il mio vice Alfonso Reyes è il presidente dell'associazione giocatori spagnoli, il fratello di Felipe, e anche con loro cerchiamo di proporre soluzioni, dare assistenza legale continua agli atleti, non solo a quelli italiani, quindi anche a quelli europei, e di realizzare progetti nel rapporto che abbiamo con l'Unione Europea, progetti che siano destinati a creare percorsi alternativi, come dicevamo prima, del post career e dual career, lotta al doping, lavoriamo per l'integrità dello sport e quindi per evitare partite truccate e doping e cose del genere. Quindi è un lavoro che si estende al di fuori dei confini nazionali, e questo ci permette di riportare anche in Italia magari delle buone pratiche. Lavoriamo in stretto contatto anche con l'associazione giocatori NBA, la NBPA, sia quella maschile che quella femminile, quindi quando c'è un atleta che ha dei problemi magari all'estero, o italiano che ha problemi all'estero, o viceversa, cerchiamo di dare il nostro contributo grazie a queste relazioni immediate. Tra parentesi, Alessandro è il nipote di Nino, grande allenatore a livello abruzzese, ed è anche il fratello di Riccardo, che ha giocato a Teramo, ha giocato non solo, adesso non gioca più, ma sicuramente un saluto lo rivolgiamo sia a Nino che a Riccardo, che comunque fanno parte della storia del basket abruzzese. E per quanto riguarda... Matteo, mi interrompo perché noi ci confrontiamo spesso sia con Nino, che segue tutti i giorni quotidianamente il basket ed è aggiornatissimo, sia con mio fratello Riccardo, con cui molto spesso abbiamo delle profonde riflessioni su future scelte da fare. Poi c'è anche mio padre che ha giocato, quindi una famiglia che si è dedicata alla pallacanestro. Parliamo adesso dei campionati. La Serie A2 e la Serie B sono partite, anche se con qualche fatica sono partite. La Serie A2 di fatto con pochi stravolgimenti, la B di fatto c'è una nuova formula che di fatto è stato anche il primo atto del nuovo Consiglio federale. C'è stata la proposta della Lega e la FIP di fatto ha approvato questa nuova formula rifacendo i calendari e i vari gironi. Vediamo ancora diverse partite rinviate nel campionato di A2. Come si può andare avanti con i vari campionati di basket sperando che i rinvii siano sempre di meno? Una domanda difficile, ma sicuramente hai riassunto con questa domanda la sfida che ci attende, cioè cercare di resistere in questa fase, limitando il più possibile quelli che sono i rischi e le attività che possono esporre gli atleti, gli staff tecnici ai contagi, e quindi avendo un minor numero di potenziali casi Covid, evitare anche che ci sia un rinvio continuo delle partite. È chiaro che il protocollo FIP, non semplice da realizzare, è stato studiato per far sì che le società possano avere comunque la possibilità di giocare anche se c'è qualcuno che è positivo al Covid. È chiaro che quando un roster è ampiamente compromesso sarebbe meglio rinviare le partite, però se poi si accumulano i rinvii è chiaro che diventa complicato anche recuperare quelle partite. Con la suddivisione in 8 gironi della Serie B credo che si sia fatto un importante passo in avanti per diminuire le trasferte, anche se ci sono ovviamente delle società che devono viaggiare più delle altre, ma quindi ridurre geograficamente gli spostamenti e provare comunque ad andare avanti da questo punto di vista, sperando che con il passare del tempo diminuiscano
i contagi che ci sono in tutto il paese in questo momento. Abbiamo visto anche la nazionale della Macedonia del Nord che non ha potuto affrontare gli azzurri nella partita prevista per l'esordio, perché anche dove si prevedono delle bolle è difficile poi essere sempre sicuri al 100% che si evitino i contagi. Però era giusto e importante, a mio parere, iniziare e dare questo messaggio, anche perché gli atleti si stavano allenando da tempo. Alcune società sono state più colpite adesso, alcune squadre magari si troveranno più avanti ad affrontare questi casi, ed è chiaro che l'equità competitiva qui diventa in qualche modo difficile sempre da garantire. L'importante è che comunque alla fine quelle società che non hanno sufficienti atleti per poter scendere in campo abbiano la possibilità di farli recuperare, perché è chiaro che la salute e la sicurezza devono venire al primo posto. Poi però ci sarà tempo di recuperare quelle partite che mancano. Qualcuno è più penalizzato sicuramente in questo momento rispetto ad altri. Abbiamo visto mentre parlavi, le immagini della gara d'esordio di ieri della Renova Teramo Aspicchi al Palacquavia nel campionato di Serie B. Questo mi dà l'occasione di ringraziare chi è in regia, non l'ho fatto in apertura, ovvero Cristian De Luca, Giancarlo Rapagnà e Pietro Baldassare, di ricordarvi anche il numero a cui potete mandarci messaggi WhatsApp: 368 80 11 328. Appunto, abbiamo visto le immagini dell'esordio. Di fatto ieri era la seconda giornata in A2, ma era l'esordio per Chieti. È arrivata una sconfitta a Scafati contro un'ottima squadra quale Scafati. Chieti però ha giocato una buona partita. In Serie B 2 vittorie su 3, rispettato il fattore campo, con successi di Roseto e Teramo, sconfitta per Giulianova che paga anche tanti infortuni. Sì, le squadre abruzzesi sono partite abbastanza bene in questo campionato particolare. Chieti aveva dovuto rinunciare alla prima giornata, ieri è partita forte, poi è venuta fuori la maggiore fisicità, forse, e il fattore campo per Scafati, mentre molto positiva, lo dico da abruzzese, sì, ovviamente non me ne vogliono gli avversari, l'esordio delle due squadre vittoriose che hai citato, Roseto e Teramo, mentre qualche difficoltà in più per Giulianova, che comunque aveva un roster in difficoltà rispetto alle previsioni dell'inizio di campionato. Oh, a proposito degli abruzzesi, la settimana scorsa col presidente del Nuovo Basket Aquilano, Nardecchia, abbiamo fatto vedere un'azione che resterà negli annali, riferita al derby di Bologna tra Fortitudo e Virtus, con l'assist spettacolare di Teodosic. Io non è che ti nomino questa azione perché è stata bella, ma sicuramente, ma perché è stata comunque finalizzata da un abruzzese, Giampaolo Ricci, che tra parentesi sta giocando con la maglia azzurra nella bolla di Tallinn. Giampaolo Ricci in questo momento probabilmente è il punto più alto, ma ci sono tanti giocatori abruzzesi in giro che stanno facendo bene. L'Abruzzo è una terra di basket, e per me diventare consigliere federale nel momento in cui ci sono tanti atleti abruzzesi che stanno dando il loro contributo in Italia e all'estero, credo che sia un motivo di vanto. Hai citato Giampaolo, che se avesse sbagliato quel tiro probabilmente oggi non parleremmo di quell'assist così di quella magia della pallacanestro di Teodosic. Non solo con la Virtus, lo sta facendo con la nazionale italiana, lo sta facendo dentro e fuori dal campo, perché è un ragazzo speciale, ma dall'altra parte in Fortitudo il capitano è Stefano Mancinelli, e poi abbiamo giocatori che all'estero come Simone Fontecchio stanno dimostrando e portando il nome dell'Abruzzo fuori, e in A2 giovani che crescono. Ci sono da Pierpaolo Marini a Rino De Laurentiis, c'è Roberto Rullo che è un grande giocatore, giocatori come Federico Lestini o Giorgio Di Bonaventura, più giovani, un po' più grandi di età, che portano l'Abruzzo, per esempio Giorgio anche con la nazionale del 3 contro 3. Quindi credo che l'Abruzzo con Ennio Leonzo, ne potremmo citare tanti, altri che stanno crescendo, e dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi, perché oltre a essere forti in campo sono anche modelli fuori dal campo, e di questo credo che anche le famiglie, la nostra terra, possa essere orgogliosa. A proposito di giocatori italiani, in questo caso non abruzzesi ma italiani, come vedi il ritorno di Bellinelli in Italia,
dopo la bella avventura in NBA durata per tanti anni, soprattutto con la maglia della Virtus, lui che è cresciuto con la Virtus ma che è stato anche un simbolo della Fortitudo. Questa è la settimana speciale, perché ad un campione come Teodosic che hai citato prima, la Virtus ha aggiunto il rientro in Italia dopo 13 anni di NBA di Marco, che è l'unico atleta ad aver vinto l'ultimo atleta italiano ad aver vinto il titolo NBA, oltre che la gara di tiro da tre. Quindi un fortissimo impatto mediatico di questa notizia, perché si è parlato su tutti i media di basket. E al tempo stesso ha creato una ferita nel cuore di quei tifosi della Fortitudo, anche un po' per le parole che un giovanissimo Marco, lasciando Bologna, aveva detto, giurando fedeltà eterna alla Fortitudo. Però è chiaro che da tifosi, nel momento in cui soprattutto la Fortitudo in questo momento ha delle difficoltà sportive, perché è ultima in classifica, vedere il rientro di un giocatore simbolo per la Fortitudo, anche se giovanissimo, perché era componente di quella Fortitudo che vinse l'ultimo scudetto, c'era anche Mancinelli ovviamente in quella squadra, vederlo con la maglia della Virtus nel momento in cui sceglie di rientrare in Italia fa male ai tifosi. Per il basket è una grandissima notizia, per il basket italiano è un valore aggiunto, perché ridà palcoscenico internazionale anche a un'altra squadra, palcoscenico internazionale grande verso il futuro a un'altra squadra oltre a Milano, quindi Virtus Bologna e Milano, senza scordarci che ci sono squadre che lottano per lo scudetto, e Venezia come Sassari hanno dimostrato che poi i pronostici della partenza possono essere sovvertiti. Quindi sicuramente per il basket giocato è una grande notizia. La pallacanestro vive anche di campioni, di quello che possono fare, e abbiamo bisogno di far parlare di pallacanestro, perché oltre a essere uno sport bellissimo può portare anche dei valori e può crescere tanto. Ci sono dei campionati invece che ancora non partono, e sono quelli di Serie C, C Gold e C Silver. Si parla di farli partire nella prima decade di gennaio, ovviamente stando ai miglioramenti magari della pandemia. Possiamo rassicurare coloro che vogliono scendere in campo, perché comunque sono squadre che hanno attrezzato delle formazioni importanti, e poi per la regione Abruzzo stiamo parlando di un C Gold che prevedeva ben 6 formazioni ai nastri di partenza. Mi sento vicinissimo a queste squadre che non sanno ancora se potranno iniziare la stagione, non possiamo dare certezza, ad oggi c'è allo studio la possibilità di partire a gennaio, però è chiaro che ci sono dei fattori esterni come l'indice dei contagi che andranno ad influire, ad essere determinanti sulla scelta che le autorità competenti potranno fare, e di conseguenza vedere se i futuri DPCM consentiranno anche alla federazione di far partire quei campionati che sono campionati regionali, ma che sono importanti per tante piazze che hanno voglia di pallacanestro, e squadre che sono in attesa di capire se inizieranno. Probabilmente verrà data la possibilità a chi vorrà di non iniziare il campionato senza oneri e senza multe, nel momento in cui invece per tutti si deciderà di partire. Io ho giocato tanti anni nel campionato di Serie C regionale, in C2, in C1, Abruzzo, Molise, nelle Marche, e quindi capisco anche lo stato d'animo di quegli atleti che hanno voglia di scendere in campo, però sono preoccupati anche per le conseguenze, perché se non lo si può fare con la massima sicurezza è difficile partire. E ipotizzare un protocollo uguale a quello della Serie A per squadre che giocano campionati regionali non è semplice, ovviamente. Oh, per chi non lo dovesse conoscere, Alessandro è giovanissimo, ha 37 anni, abbiamo detto in apertura, avvocato, esperto di diritto sportivo, presidente GIBA, presidente LUBE, nuova nomina nel consigliere federale, ma nel suo passato c'è anche una bella avventura negli Stati Uniti. Nel 2012, nel presidenziale del 2012, facevi parte dello staff di Barack Obama per quanto riguarda la California. Ora sono passati degli anni, ma di fatto gli Stati Uniti è come se avessero fatto un passo indietro, nel senso indietro, perché sono tornati di fatto alle origini con la nuova elezione del nuovo presidente di Biden.
Quella del 2012 con Organizing for Action è stata un'esperienza bellissima, quella che hai ricordato Matteo, e contribuire in qualche modo alla conferma di Barack Obama alla guida degli Stati Uniti per me è un motivo che mi porto, un ricordo che mi porto dentro con emozione. Qualcuno parla del terzo mandato Obama per quanto riguarda il primo di Biden, sicuramente ci saranno delle differenze, ma la discesa in campo dal punto di vista mediatico nell'ultimo periodo, non solo di Barack, ma anche di Michelle, che gioca un ruolo importantissimo nell'opinione pubblica americana a sostegno di quella linea dei democratici, poteva essere una potenziale candidata a presidente, sicuramente lascia ben sperare. Per quanto riguarda il rapporto con il mondo del basket, la presidenza Trump è stata complicata perché c'è stata una distanza tra gli atleti, soprattutto dalla comunità più strutturata, anche con l'associazione giocatori e la presidenza Trump. Questa distanza dovrebbe diminuire, anzi sicuramente diminuirà, perché c'è già una maggiore aspettativa di crescita di rapporti tra NBA e presidenza, la futura presidenza Biden. Ricordiamo anche che addirittura l'NBA si è fermata dopo le violenze e la cosiddetta protesta del Black Lives Matter. Quindi E io prima ti lascio di fatto per il secondo tempo di Russia Italia. Intanto aggiorniamo, ti aggiorno e aggiorniamo i nostri telespettatori. All'intervallo l'Italia è avanti 36 a 31, 5 punti di margine. Dicevamo, l'Italia di fatto è già qualificata perché paese ospitante. Saranno gli europei del 2021, ma che si giocheranno nel 2022 perché con lo slittamento delle Olimpiadi ovviamente tutto è stato rimandato di un anno, dal 1 al 18 settembre. Olimpiadi europee che saranno ospitate dall'Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania. Tra parentesi, Italia-Russia, l'andata fu una delle ultime partite prima dello stop, perché il 20 febbraio si giocò subito dopo la finalette di Pesaro. Esatto, in Sardegna, fu una delle ultime partite. L'Italia ospiterà nel 2022 il proprio girone a Milano. Prima però c'è un altro appuntamento molto importante che è il preolimpico, dove non sarà facile, ma ci giocheremo come nazionale italiana la possibilità di andare alle Olimpiadi di Tokyo. Perfetto, grazie Alessandro, è stata una bellissima chiacchierata, ti lascio veramente al secondo tempo di Russia Italia Grazie a che voi, è ancora stato non inizia. un grandissimo piacere essere con voi e speriamo di risentirci presto con il basket che tornerà a avere, speriamo davvero, anche il pubblico sugli spalti, perché c'è bisogno di dare la possibilità alle persone, ovviamente in sicurezza, la possibilità di tornare a vedere il nostro sport. Perfetto, grazie mille, buon pomeriggio ad Alessandro Marzoli. Noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo insieme per parlare ancora di sport. Seconda parte di J Live, lunedì 30 novembre 2020. Abbiamo parlato di basket nella prima parte. Adesso parliamo ancora una volta, a distanza di qualche settimana, di uno sport che sta prendendo veramente piede ed è il padel. E lo facciamo con il presidente della società che è nata a Teramo da pochi mesi e che conoscete bene sotto altre vesti, sotto altre spoglie, ed è Giuseppe Di Cesare, o meglio Stellina. Di fatto Giuseppe Di Cesare oramai è un nome che non vale più Stellina, diciamo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Come sei in TV, non ci vengo mai, così sono venuto ospite da te, Matteo, ti ringrazio per l'invito. Eh sì, il padel non è che sta prendendo piede, sta prendendo il braccio un po' di molte persone, perché sapete benissimo che è un derivato del tennis. A Teramo c'è una grande tradizione tennistica, quindi tante persone, sia neofiti sia ex tennisti, si sono ritrovati questa pala in mano, così denominata, non perché
è una pala, diciamo, un utensile da lavoro, ma bensì così è chiamata la racchetta con cui si gioca a padel, uno sport tramandato dall'America Latina, nato in Messico tanti anni fa, poi i più grandi, diciamo, giocatori vengono dalla Spagna e dall'Argentina. È uno sport in ascesa totale, perché di facile, insomma, non è che è facile giocare a padel, però è più semplice del calcetto, nel senso che si trovano più facilmente tre compagni per giocare, si gioca in quattro, in doppio, quindi è di facile risoluzione, un'ora e mezza, si suda, ci si diverte, si sfidano gli altri amici. E noi di questo hobby che abbiamo conosciuto un paio di anni fa, abbiamo deciso insieme ad amici che conoscerete sicuri, quali Carlo Mattucci, Simone Bucciarelli, i fratelli Di Marcello, anche loro conosciutissimi per il loro legame con l'handball a Teramo, Daniel De Donatis, Nando Di Pietro, il buon Daniele Zavanelli, Alessandro Ruscioli, ex calciatore. Abbiamo creato questa società perché abbiamo detto: ecco, creiamo un movimento che faccia crescere questo sport, diciamo, nuovo, tra virgolette. È una cosa coinvolgente, in pochi mesi siamo arrivati a circa 140 iscritti, che non è poco. L'età varia da 18-20 anni fino ad arrivare anche ai vecchietti, abbiamo qualche sessantenne. È bello giocare, noi diciamo che ci siamo fatti promotori di questo sport, ecco perché ci piace. Abbiamo fatto un Tessera Day a settembre a cui sono iscritte 40 coppie, ben 80 giocatori. Ci siamo appoggiati alla struttura dell'Interamnia e niente, stiamo cercando di far crescere questo sport, che è veramente una bomba, secondo me, ecco. Abbiamo visto anche tramite la diascalia, l'associazione si chiama SD, la casa del padel di Teramo, e come abbiamo detto siete operativi da giugno, ma l'idea come è nata? Sulla falsa scia di quello che sta succedendo in Italia oppure per altri motivi? No, noi l'abbiamo primo senza fello, lockdown, abbiamo cominciato a giocare, dovete sapere, in provincia, nel comune di Teramo ci sono solo due strutture, quindi è anche difficile giocare. Abbiamo cominciato a giocare, ci è piaciuto e abbiamo pensato di creare qualcosa, perché per il futuro non si sa mai. Abbiamo detto facciamo, ci siamo riusciti nel calcio, c'è Carlo Mattucci che opera adesso nella pallavolo, c'è Pierluigi Marcello che è dell'handball, quindi tutta gente, Ruscioli anche adesso. Ah, il direttore sportivo dell'Atletico Teramo. Quindi abbiamo detto perché non portare avanti un discorso amichevole in una settore della casa di carta, quindi la casa del papel, papel, padel, si è creato questo gioco di parole ed il gioco è stato breve. Infatti il nostro simbolo è quello, lo stesso loro, quello di Dalì, quello col baffo, quindi è molto simpatico come cosa. Niente, lo stiamo portando avanti. Il sogno sarebbe quello di avere una struttura tutta nostra, ci stiamo adoperando per questo, non lo nascondiamo, forse un giorno ci riusciremo e lì diventerà veramente la casa del padel. Però è tutto un progetto a cui sto dietro un po' più io degli altri. Vedremo se il futuro ci si riserverà delle sorprese. Ma questo Covid è un casino, non lo neghiamo, quindi va tutto un po' a rilento. Eccolo il nostro logo, il nostro simbolo, che ecco, questa è la famosa pala, come vedete è bucata.
e questo è il nostro logo. Oh, grazie alla regia, stiamo vedendo le foto, appunto una di queste è proprio il simbolo del padel, è quello della casa del padel di Teramo. Tra parentesi, qualche settimana fa con l'associazione Martin Padel di Martinsicuro, con Boris Giorgetti, abbiamo parlato di uno sport di fatto nato quasi per caso per i VIP in vacanza e invece ha preso piede in maniera esponenziale. Sì, questo innanzitutto salutiamo l'amico Boris che ci siamo conosciuti lì alla struttura del Martin Padel, che hanno una struttura fenomenale, Qualche tre problema di campi, anche collegamento. Ci senti, Giuseppe? questa struttura. Sì. Tre campi da padel. Sì, vi sento. Sì. Hanno creato, non mi vedo, hanno creato anche questi tre campi che al coperto, quindi vanno alla grande. Come dicevi tu, è nato per i VIP, come tanti sport nascono per quelli più abbienti, ma poi col passare del tempo diventano di facile fruizione per tutti, questo padel. Ha fatto breccia un po' nel cuore di tutti, anche perché io lo rapporto molto al calcio e calcetto, tennis e padel, nel senso che tanti, vuoi non vuoi, il tennista è un giocatore solitario, quindi anche quello caratterialmente porta un po' ad essere un po' introversi. Invece il padel apre questo orizzonte del tennista che secondo me non ha provato mai. E si scioglie, studentisce, si scioglie e diventa un padellista, e il padellista è uno un po' più aperto, uno aperto allo sfottò, aperto alla sfida. Noi facciamo tanti tornei, anche adesso abbiamo fatto un torneo interno, come si faceva per un calcetto, abbiamo fatto il mondiale, abbiamo 40, no, abbiamo sì, 40 coppie iscritte, con 80 persone che giocano, stiamo facendo il mondiale. Adesso abbiamo finito i gironi eliminatori, adesso andremo a fare due tabelloni di eliminazione diretta, quindi Serie A e Serie B, e qui insomma ci continueremo a sfidare. Per il momento, come ripeto, da quando siamo in zona rossa e zona arancione, abbiamo un po' bloccato per la questione di uscire fuori dai comuni. Però ricordiamo che, e poi proseguiremo, però ricordiamo sempre che il padel è uno dei pochi sport che attualmente si può giocare. C'è un escamotage incredibile che mo non vi voglio raccontare, che per giocare, perché la classica regola all'italiana, ed è fantastico perché noi viviamo in un paese stupendo e questo lo voglio ricordare a tutti. C'è un escamotage per giocare, ma non ve lo voglio dire perché risulterei noioso, però il padel attualmente si può giocare e noi giochiamo, quindi ci continuiamo a fare la partitella, logicamente con tutte le dovute precauzioni, siamo attenti, però ecco, rispetto a un calcetto, rispetto a tanti altri sport, sì, non essendo uno sport di contatto è andato avanti. Oh, tra parentesi, tra le foto che abbiamo visto dei vari tornei, ce n'è una che ti ritrae insieme a Valerio di Cesare, che penso che conosci bene, hai formato una coppia proprio familiare, di fatto. Allora, oggi è anche il compleanno, se proprio, quindi gli facciamo gli auguri. Lui Auguri in che diretta. adesso si è in diretta, lui abita a Roma, sì. Valerio da ex portiere, rispecchia proprio le doti di un ottimo giocatore. Lui infatti è una spanna sopra noi ed io logicamente me lo sono accaparrato, essendo il cugino, diciamo che facciamo. È uno dei più forti in circolazione. Io sono scarso, io giochicchio, ma non è che sono. Però, logicamente, quando uno è scarso, che fa? Si piglia uno forte. Il cugino è forte, quindi il passo è stato breve, diciamo. Ricordiamo pure che abbiamo vinto un torneo proprio nella struttura di Martinsicuro quest'estate. Quindi, insomma, siamo una coppia affiatata. Logicamente, tante persone che vengono
dal calcio si trovano bene in questo sport, perché ecco, le caratteristiche sono quelle di essere un po' dinamici. Insomma, la palla se ta coi, Matteo, non è che sì, se uno non la prende, è come il tennis, non è se non sei, se sei uno che non la prende, è inutile giocare. Noi ci divertiamo, ecco, se ti ripeto, stiamo facendo sto torneo che noi lo volevamo far finire per Natale, fare anche una bella festa, coinvolgere anche numerose autorità che ci stanno dietro, perché come ti ripeto è uno sport in ascesa totale. Purtroppo dobbiamo, come tutte le cose di quel periodo, si dovrà rimandare. Speriamo che quanto prima riusciremo a finire il tabellone, finire questo torneo che, ti ripeto, è stato molto, molto avvincente. Anzi, sicuramente ne faremo degli altri, a cui, perché già abbiamo avuto numerose adesioni rispetto a quando siamo partiti, quindi sarà sicuramente una cosa più vasta. Ecco. Nell'associazione La Casa del Padel di Teramo, un'importante fetta di iscrizioni è per le quote rosa. Ci sono diverse ragazze all'interno di questa associazione. Sì, le donne sono amanti di questo sport. Si è creato anzi un gruppo nel gruppo, perché c'è un gruppo di padelliste rosa che sta crescendo piano piano. C'è mia moglie, ci sono numerose, ecco, delle coppie che si formano, diciamo, all'interno del gruppo, e queste donne si divertono, prendono le lezioni, che sembrerà retorico e monotono dirlo, ma in questo sport fare qualche lezione ti aiuta veramente a capire come utilizzare il muro, come uscire da una parete, come, perché ci sono tante caratteristiche del gioco nascoste che a volte sembrerebbero facili, anche stupide tra virgolette, ma poi sono la chiave del gioco, il conquistarsi la rete. Ci sono tante cose simpatiche da imparare e logicamente con le lezioni è più facile apprendere queste dinamiche, che attualmente, ricordiamo, non essendo uno sport di vecchia data, si fa un po' fatica. Chi lo gioca staticamente e chi lo gioca attivamente. Nel senso, i tennisti sono abituati a stare a fondo campo e noi diciamo sempre: ah, chi sa giocare a tennis, capito? Quando stanno dietro. Quando invece cominci a vedere che vanno avanti e dietro, perché proprio c'è il culto di conquistare la rete per fare punto, logicamente si comincia a parlare di padel, si comincia a parlare di un altro sport, si comincia a parlare di uno sport in cui si suda, perché stando fermi, ecco, si gioca il baseball, queste cose qua, altri sport, qui si corre e si schiaccia, si recupera, ci sono tanti colpi simpatici da fare, ecco. Proprio facendo riferimento a quello che dicevi tu, Michele Bruno, che gioca a padel da solo 5 anni, ma da quando aveva 6 anni giocava a tennis, è stato anche istruttore, che attualmente è il campione italiano e il numero uno nel ranking azzurro, ha detto che entrare tra le prime 6 nel mondiale intanto per l'Italia sarebbe un ottimo risultato. Il mondiale sono avanti decisamente Argentina e Spagna, che hanno vinto diversi titoli, ma la nuova generazione deve essere meno legata al tennis e lavorare di più sulla difesa. Ecco, qui torniamo a quello che ti dicevo, dato che è uno sport che gli ex tennisti lo prendono come sfogo, nel senso che, dato che hanno una grande tecnica, si buttano sul padel e lì a spaccare il mondo. Invece no, ci sono tanti bravi tennisti che vanno lì e gli fanno vedere i sorci verdi, nel senso che non basta smorzare la palla, tirare il classico top e spegne da fondo campo, basta anche qui tirare una polpettina piano piano in mezzo al campo, che fa più male di un colpo forte. Devono capire, tante persone, essendo, avendo dietro, che rimette in gioco la palla, se uno tira forte e sta dietro al rimbalzo
al contrario che non si ha più l'appoggio del vetro, è difficile riprendere una palla che si è abbassata all'altezza delle caviglie. Proprio per quello che dicevamo prima, che molti ex giocatori di Quindi, come calcio. diceva, sì, no, arrivato al fatto di quello che diceva Bruno, che è un campione, che quando uno nasce padelista, insomma, fa sicuramente più breccia di un tennista, quello sicuramente, perché come dice lui, è che in Spagna uno nasce padellista e gioca a padel, il tennis neanche se lo va a vedere, ecco, perché sono due concezioni di gioco differenti, due velocità differenti, due proprio sono cose, anche se sono simili perché c'è una racchetta e c'è una pallina, però sia le dimensioni del campo che le caratteristiche di gioco sono diverse. Proprio per quello che dicevamo prima, che molti ex calciatori si sono dati al padel, Nicola Moruso, che è un attaccante che ha smesso da un po', ma che conosciamo per i suoi trascorsi, in una recente intervista ha dichiarato: "Il padel mi ha stregato". E come lui abbiamo visto sui campi i vari Francesco Totti, Casiraghi, Costa Curta, con... Borriello, Sì. Ambrosini, Adani, ce ne sono tanti. Adesso a breve, non so se sai che partirà una challenge su Sky proprio con protagonisti, formeranno due squadre di VIP, tra virgolette, che si sfideranno nei vari circoli della Lombardia, del Piemonte, come sempre alle calende greche, nel senso che stiamo indietro di 30 anni, ma a Milano sono centri con 10-12 campi, a Roma c'è la Bova che ha 10 campi, ma si parla di fantascienza, c'è Totti, è un circolo sportivo, Ibrahimovic l'ha fatto in terra, nella sua terra, in Svezia, e ognuno diciamo che Borriella ha un centro di Ibiza. Ci sono tanti calciatori che si sono, diciamo, riciclati in questo sport perché uno c'è, ecco, una seconda giovinezza sportiva, perché ve lo dicevo prima, ci sono anche persone che a 60 anni dicono la sua, ma lo dicono in maniera, diciamo, prepotente. Poi c'è anche un buon guadagno di soldi, quindi anche a livello di soldini una struttura guadagna, soprattutto adesso che la domanda dell'offerta, quindi diciamo che ci sono tanti pro e pochi contro per il momento. E tanta gente si è avvicinata, ecco, sia per un fattore economico che per un fattore sportivo. Oh, all'inizio del mese di settembre, nel primo Tessera Day che avete fatto con l'associazione, di fatto non vi siete fatti mancare nulla e non avete fatto mai mancare nulla agli associati, perché con una piccola quota associativa prevedeva la tessera, il kit, ma soprattutto anche arrosticini e birra, che non devono mancare mai. Allora, come tu ben sai, la nostra natura abruzzese ci porta a fare degli eventi che coprono a 360 gradi sia la giornata che l'offerta a cui si va incontro. Noi, appunto, essendo una realtà nata da un gruppo di amici a cui piace mangiare, bere e giocare a padel, noi abbiamo voluto tramandare a tutti i nostri iscritti a questa caratteristica, e noi con la quota di iscrizione, ecco, una simpatica borsetta, una maglia con uno sponsor che è Andrea Fabbi di Edil Fabbri, che lo ringraziamo, che ci ha messo a disposizione una quota. Abbiamo fatto delle magliette, abbiamo dato, vabbè, una bottiglia d'acqua che poteva anche risultare superflua, però l'abbiamo data, un grip per la racchetta e poi arrosticini e birra. Logicamente abbiamo trascorso una bella giornata, abbiamo fatto un torneo con tutti gli iscritti che è durato l'intera giornata. Siamo partiti alle 8:30 della mattina, all'incirca alle 9, e abbiamo finito intorno alle 10. La gente è rimasta molto soddisfatta, si sono creati, ecco, questi sfottò quando si sono incontrati i vari amici, perché ecco, le comitive si scrivevano e poi si incontravano, si è stati insieme.
diciamo che ci siamo goduti, diciamo, uno stile di vita, perché noi siamo tutti sportivi, siamo stati insieme, abbiamo trascorso una giornata con le famiglie e ci è piaciuto. Contiamo di rifarla più presto quando il tempo e le condizioni, diciamo, del nostro mondo ce lo permetteranno. Questo anno, io lo dicevo nella mia trasmissione, lo voglio etichettare così, imbacchettato, lo voglio scrivere, poi metterci un nastro adesivo sopra nero e andare avanti. Quindi 2019, 2021, 2020, a parte l'unica gioia che è nato mio figlio, ma poi lo vorrei un attimo mettere in stand by, perché a livello personale sì, ma io penso che per tanta gente è stato un anno duro, ma finalmente sta volgendo al termine. Spero che non ci lasci col botto, spero che se ne vada via così velocemente, perché di quest'anno veramente, se andiamo a stringere, c'è poco. Oh, lasciamo da parte il padel. La domenica mattina c'è la trasmissione Caffè e Latte. Ti abbiamo visto domenica mattina, beato tra le donne, tra parentesi, con Nicasia e Valentina. Ah, io approfitto ancora per salutare il mio amico Lanfranco Core, che abbiamo un attimo messo in stand-by, ma giusto perché si doveva riposare un attimo. Abbiamo inserito due belle giovenche che sono Nicasia e Valentina. Ben vengano, quando ci sono delle presenze femminili sono sempre ben volute e ben accette. Poi sono due ragazzi intelligenti, disponibili, pronti alla battuta, quindi a me mi fa solo piacere collaborare con noi, anzi, è un banco per confrontarsi con l'altro sesso, no? Giusto, Matteo? Sì. Ricordiamo la trasmissione Caffè e Latte la domenica mattina alle 7, un altro modo davvero di vivere la rassegna stampa con davvero notizie curiose. Poi un giorno ci spiegherai dove le trovi, però. Guarda, tanti mi dicono, guarda, certe bip, non si può dire. Ma sono tutte notizie vere. No, io vi No, invito a perciò. seguire la rassegna di venerdì prossimo e di domenica prossima, perdonatemi, alle 7, perché ci sono tante notizie. Ma mi sto specializzando in notizie particolari, però del nostro territorio, perché ho una fonte segreta che mi dà delle dritte. Ho trovato un canale nuovo. Prima ero un po' specializzato a livello globale, ma mi sto specializzando a livello interregionale. Ecco, non sono tutte abruzzesi, però giro tra il Lazio, il Molise, l'Umbria, capito? Anche regioni vicine che sono realtà più vicine a noi, ecco. Ti lascio alla casa del Grande Fratello. Benissimo, da qui è tutto. Purtroppo starò qui fino a febbraio, come ben sapete. No, io volevo fare un appello. Chiunque volesse venire a giocare a padel, ci puoi scrivere sulle nostre pagine social, che sono la casa del padel Teramo. La trovate sia su Facebook che su Instagram, oppure direttamente alla mia pagina, che tanto il passo è breve, rispondo io o chi per me, e quando prima vi verrete a cimentare in questo sport che è molto bello. Ma te, quando vuoi venire a giocare, Ma abbiamo quando me detto lo prima, dici, organizzo. è uno sport di fatica. No, di fatica no, guarda, io ci gioco, è chiaro, la sudatella si fa, però è il fatto di rimettersi in gioco, trovi quelli che non la colgono e tu fai il professionista, è facile. Quando Se farai uno il c'ha. prossimo Tessera Dei con arrosticini e birra, verrò. Benissimo, bene, ti puoi mettere pure la fornacella, non fa niente. Grazie a Stellina, ovviamente. Ovviamente invitiamo a giocare a padel, che è un nuovo sport davvero che sta prendendo davvero piede. Buon pomeriggio Giuseppe e ai prossimi appuntamenti. Buonasera a tutti, ci vediamo stasera alle 8 a Dilla Stellina, ospite con noi Giampaolo Marini. Un saluto a tutti, buon pomeriggio, come dice Stellina, fatti portare. Buon pomeriggio ovviamente e noi andiamo subito in pubblicità.
Terza ed ultima parte con J-Live, parliamo ora di calcio, diamo il buon pomeriggio a Simone Perotti che da qualche settimana, qualche mese è fresco di nomina di direttore sportivo dopo aver seguito un bel corso formativo a Coverciano. Buon pomeriggio Simone, grazie di essere con noi. Grazie a te Matteo e buon pomeriggio a tutti quanti gli ascoltatori. Abbiamo parlato di questo corso di Coverciano che tra parentesi colgo l'occasione anche per salutarlo e per porgergli i tuoi saluti, il direttore generale del Notaresco, anche direttore sportivo a questo punto, Alfredo Natali, che ha fatto il corso insieme a te a Coverciano, ora in aula, ma soprattutto nella seconda parte ahimè causa Covid in streaming, 144 ore di lezione con anche personaggi illustri, Nicolas Burdisso e Stefano Sorrentino su tutti. Assolutamente sì, e credo che sia il corso di Coverciano che sia entrato di diritto nella storia, visto ahimè il problema del virus e la causa del Covid, insomma, anche perché noi eravamo partiti a febbraio e siamo riusciti a finire questo corso praticamente a fine settembre, quindi è stata una cosa un po' anomala, però insomma alla fine ce l'abbiamo fatta e faccio i complimenti e saluto di cuore Alfredo, insomma, con cui è nata una bella amicizia proprio durante questa esperienza. Oh, per chi non dovesse conoscerti, sei di Terni, ma per tanti anni sei stato con la San Benedettese sotto la gestione di Franco Fedeli, prima consulente di mercato, poi dal 2017 coordinatore del settore giovanile. Intanto a San Benedetto che esperienza è stata? Allora, è stata un'esperienza altamente formativa perché appunto nasco come consulente di mercato, il primo anno vincemmo la Serie D con 13 punti di vantaggio, tra l'altro all'epoca insomma nel girone F c'erano compagini fortemente competitive, ma riuscimmo insomma a fare un grande campionato. Poi ho fatto questa esperienza come coordinatore organizzativo nel settore giovanile per 3 anni e l'ultimo anno invece mi sono occupato di scouting a fianco al direttore sportivo Pietro Fusco e lì ho avuto anche diciamo la fortuna di poter visionare in maniera molto attenta sia la Serie C, la Serie B, le primavere e il girone F di Serie D ma in maniera particolare. E in questo periodo di Covid, tra parentesi, stai visionando tante veramente partite che probabilmente in tempi normali non saresti riuscito a vedere per tanti motivi. Ma quello sicuramente, ovviamente con le problematiche che ci sono le sto seguendo tutte quante in streaming, sto avendo un'ampia panoramica su tutti e 3 i gironi di Serie C, e la Serie D sto facendo il possibile per seguirla, ovviamente, e anche gli altri campionati. Comunque secondo me l'aggiornamento è fondamentale nell'ambito del nostro lavoro, aggiornamento oggigiorno deve essere sia normativo ma anche soprattutto tecnico delle partite perché i giocatori vanno conosciuti. Sei stato abituato a conoscere la piazza di San Benedetto, può essere in questo caso una delle più penalizzate considerato che si gioca a porte chiuse? Allora sicuramente la piazza di San Benedetto è una piazza calda dove il pubblico incide parecchio per quanto riguarda i confronti interni ma anche esterni, però dobbiamo dire la verità, in questo momento sono tutte quante penalizzate perché se pensiamo alle piazze tipo Bari, Foggia ma anche la stessa Teramo comunque che con un campionato del genere avrebbe sicuramente riempito lo stadio, quindi in questo momento sono un po' tutte penalizzate, forse è una problematica soprattutto che incide più da un punto di vista economico per queste piazze che sono seguite piuttosto che da un punto di vista ambientale. Con Franco Fedeli adesso i rapporti come sono? Dopo l'uscita da San Benedetto si era parlato di un possibile suo ingresso in altre società, attualmente invece è fermo? Allora in questo momento la proprietà è ferma, i rapporti ovviamente sono ottimi, io sono arrivato con loro a San Benedetto e sono andato via correttamente con loro da San Benedetto, quindi ho chiuso questo ciclo di 5 anni. Il presidente ha diciamo più che dire cercato, ha fatto dei sondaggi per capire se ci fosse qualche altra piazza dove partire. Non si sono creati i giusti presupposti e quindi di conseguenza ha ritenuto opportuno, visto anche il periodo di grandi difficoltà, di non procedere in questo momento a muoversi. Però essendo un passionale, un grande amante del calcio, prima o poi sicuramente rientrerà in qualche avventura. Veniamo alla Serie C, girone un po' per girone, soprattutto nel girone C, la Ternana è in testa ma il Teramo sta facendo
uno straordinario campionato, diciamo. Adesso è scivolato in terza posizione dopo il pareggio di ieri colto sul campo della Virtus Francavilla, ma di fatto sta giocando un campionato davvero straordinario. Ah, guarda, io ritengo il Teramo è una delle formazioni più interessanti e più forti di questo girone. Allora, dobbiamo considerare il fatto che è una delle poche squadre che è in testa alla classifica, perché è al terzo posto, che comunque gioca con un mix di under ed over. Ci sono under quest'anno che si stanno mettendo in mostra molto interessanti, Santoro, Di Akite e Di Francesco, che ha segnato proprio ieri a Francavilla, ma anche il difensore centrale Piacentini. Quindi ritengo che Paci stia facendo un ottimo lavoro e che in questo momento Sandro Federico e il direttore generale Iaconi stanno raccogliendo un po' quello che è stato seminato l'anno scorso, con una politica secondo me molto più attenta per quella che è la piazza di Teramo, perché stanno costruendo un progetto. E in questo girone al primo posto c'è la Ternana, che sta sbaragliando la concorrenza a suon di vittorie. Soprattutto anche la vittoria di sabato è stata un po' l'emblema di questa squadra, in vantaggio nel primo tempo, è andata sotto 2-1 ma ha avuto la forza, giocando di fatto un quarto d'ora con la doppietta di vantaggiato, di ribaltare il risultato e vincere l'ennesima partita. Miglior attacco e miglior difesa, è la squadra veramente più forte non solo del girone C ma dell'intera categoria. Lo chiedo a te in particolar modo soprattutto perché sei proprio di Terni. Allora, ritengo che la Ternana sia una delle squadre più forti dell'intera categoria, però secondo me allo stesso livello della Ternana c'è sicuramente il Bari e ci sono altre squadre in altri gironi. In questo momento posso dire una cosa, la Ternana forse ha schiera il giocatore più forte dell'intera categoria, secondo me nel suo ruolo, che è Cesar Palletti, e si è vista proprio la differenza quando ha giocato contro il Bari e contro il Teramo e quando è stato assente sabato scorso contro la Vibonese. Però ci sta anche da dire che grandi meriti vanno dati a Lucarelli e a tutto quanto lo staff, perché hanno costruito una squadra importante che secondo me potrebbe ben figurare anche in Serie B. Però ripeto, siamo all'inizio del torneo e quindi aspetterei un attimo a dare giudizi definitivi, perché comunque il Bari può riuscire fuori come anche altre squadre, in quanto secondo me il girone C è altamente attrezzato. Io sfrutto l'argomento Ternana perché nel tuo recente passato sei stato autore anche di fatto di due libri, due annuari proprio sulla Ternana quando la formazione rossoverde giocava in Serie B. Beh, quella è stata più, diciamo, fatta per passione, ero sicuramente più giovane, però sono sempre stato molto legato alle sorti rossoverdi come tifoso. Poi ovviamente le cose sono cambiate, sono entrato un po' nel mondo degli addetti ai lavori, quindi ho visto sicuramente un pochino più di distacco o professionale questo legame. Però sicuramente la Ternana, ripeto, è una delle squadre che ha fatto comunque la storia del calcio, o perlomeno per quanto riguarda a livelli un pochino più bassi, però di altissimo interesse e soprattutto di altissima attenzione. Basta ricordare i giocatori che sono usciti fuori un po' dalla storia rossoverde anche nel recente, i vari Miccoli, Grabbi, eccetera, eccetera. Negli altri gironi di Serie C possiamo dire che nel girone A Alessandria e Carrarese su tutte, nel girone B il Padova in particolar modo? Allora, io direi che nel girone A, sono d'accordo con te, Alessandria e Carrarese hanno organici strutturati per poter vincere questo campionato. Farei però anche attenzione a Pro Vercelli, l'ho seguita bene, ha giovani interessanti, ieri ha perso da Alessandria, però è un'altra squadra che secondo me se la giocherà fino alla fine. Il girone B lo vedo un pochino più equilibrato, perché il Padova secondo me è la squadra più strutturata a livello fisico, anche se il Perugia ha allestito una formazione di pressione livello, ieri sinceramente avrebbe meritato la vittoria sul campo del Sud Tirol, ma vedo molto bene anche altre squadre che possono dar fastidio, Sud Tirol stesso, la Feralti Salò e la Triestina, che secondo me, leggevo che oggi probabilmente c'era l'esonero di Gautieri e potrebbe prendere Pillone come allenatore, potrebbe rimettersi assolutamente in scia. Vedo anche bene il Modena, che è una squadra comunque scorbutica e che sicuramente se la giocherà fino alla fine. Si parla sempre del girone C più complicato, ma di fatto il girone B è sempre di fatto nel corso degli anni stato quello più equilibrato. Beh, sicuramente, perché comunque ci sono piazze economicamente importanti, al di là che storicamente importanti, che sono sempre
state molto organizzate e sicuramente cioè, comunque hanno strutture importanti per fare calcio anche a livello superiore. Basta pensare che l'anno scorso la Reggiana comunque alla fine ha battuto il Bari nello spareggio, nella finale spareggio, e che comunque è stato promosso anche il Vicenza, che è un'altra realtà importante. Lorenzi, ieri scorrendo le partite in programma, vedere soprattutto nel girone C Bari Catanzaro e Avellino Catania di fatto fa pensare ad una Serie C con grandi veramente piazze. Beh, Matteo, stiamo parlando secondo me di una Serie B, perché comunque sia Catania, Avellino o Bari, Ternana, Foggia, Catanzaro, sono tutte piazze comunque estremamente blasonate. E se consideriamo anche il Teramo comunque, che pochi anni fa è stato promosso comunque in Serie B e poi per le note vicende non ci è andato, comunque sono tutte tante piazze che hanno fatto un po' la storia di questo campionato e potrebbero benissimo giocare in categoria superiore. Veniamo al campionato di Serie D, sono 5 le formazioni abruzzese ai nastri di partenza nel girone F: Notaresco, Pineto, Giulianova, Vastese e Castelnuovo. Notaresco e Pineto già dall'inizio alla vigilia di fatto della stagione si diceva che potevano stazionare nelle zone alte della classifica, il Castelnuovo potrebbe essere una sorpresa perché è una neopromossa ma ha un organico comunque importante. Giulianova e Vastese cercano, dovevano provare a tirarsi fuori dalla zona diciamo bassa della classifica, anche se la Vastese, che ha avuto diversi problemi in questo avvio di stagione, sta nella fascia sinistra della classifica. Ieri si è vista sfuggire una vittoria proprio negli ultimi minuti. Che ruolo possono recitare? Allora, guarda, andiamo con ordine. Secondo me il Notaresco si giocherà il campionato con la Reganatese con il campo basso, in quanto è una formazione molto ben allestita, tanto è vero, quando faccio i complimenti allo staff, e se la giocherà fino alla fine, perché ritengo che queste tre sono le più forti, e inserirei, se riesce a recuperare qualche punto, il Pineto, perché come formazione indubbiamente è una formazione importante, costruita per privilegiare. Il Castelnuovo insieme al Firenze Albalonga le vedo come possibili sorprese, perché comunque sono squadre ben attrezzate e sicuramente possono dar fastidio fino alla fine ai piani alti. Per quanto riguarda il resto, ecco, diciamo dell'Abruzzese, chi vedo in grande difficoltà è il Giulianova, sono sincero, ho assistito alla partita col Firenze Albalonga e al di là della sconfitta, che ovviamente ci può stare, l'ho vista estremamente in difficoltà, considerando che gli ultimi 25 minuti ha giocato 9 contro 11 e non è riuscito a creare niente, quindi ecco, magari il Giulianova è la squadra che in questo momento deve assolutamente correre ai ripari. Per quanto riguarda, sei un uomo di mercato ovviamente, consulente di mercato prima con la San Benedettese, adesso direttore sportivo, da questo punto di vista ti facciamo i migliori in bocca al lupo ovviamente. Per quanto riguarda la Lega Nazionale Dilettanti, proprio nelle ultime ore, la scorsa settimana, è arrivata intanto la prima nota ufficiale di quelle che si aspettava, ovvero sono stati differiti i termini per quanto riguarda la finestra di mercato che doveva concludersi il 30 dicembre, ma con le squadre di fatto che hanno giocato appena 6 partite, di fatto era una finestra di mercato fittizia. Non a caso la finestra è stata estesa adesso fino al prossimo 26 febbraio alle ore 19. Sicuramente un dato più ragionevole, una finestra veramente lunghissima, però dato più ragionevole con le squadre che man mano, sperando che le partite si possano giocare, hanno più tempo per vedere cosa manca o cosa c'è di superfluo all'interno delle varie rose. Allora, dato sicuramente perché siamo di fronte a una stagione assolutamente fuori dal normale, considerando campionato che è stato bloccato, i recuperi che si giocano, che poi non si giocano e tutto quanto, quindi da un lato mi sembra ragionevole, però forse estendere di addirittura 2 mesi il mercato è forse anche un pochino eccessivo, potevano comunque accorciarlo ad un mese e mezzo. Per quanto riguarda il diamo anche una breaking news di fatto che sta circolando da qualche minuto, c'è di fatto una sorta di nuovo protocollo
per quel che riguarda la FIGC, che riguarda ovviamente anche la Lega Nazionale Dilettanti e in questo caso il campionato di Serie D, che potrebbe slittare di un'ulteriore settimana. Invece di domenica 6 dicembre potrebbe riprendere direttamente domenica 13 dicembre, perché pochissimi minuti fa la Federazione Italiana del Gioco Calcio ha reso noto, lo stiamo vedendo sul notiziario del calcio, il nuovo protocollo per le gare della Lega Nazionale Dilettanti. Diverse novità a partire da test obbligatori 48-72 ore da effettuare al gruppo squadra ed una diversa gestione dei calciatori positivi. Tutto questo ovviamente, considerato anche ancora 54 recuperi da disputare nei vari gironi, potrebbe portare uno slittamento ulteriore del riavvio del campionato dal 6 al 13 dicembre. Ovviamente si attendono sviluppi e decisioni ufficiali. Si va verso un nuovo protocollo ovviamente per quanto riguarda il campionato di Serie D. Diciamo era ora, perché veramente sono stati tantissimi rinvii. No, sono pienamente d'accordo, ho letto anche il nuovo protocollo, mi sembra molto più ragionevole e soprattutto dà l'effettiva possibilità di poter andare avanti in questo campionato. Il campionato di Serie D è il quarto campionato italiano, un campionato importante, e non si erano creati i presupposti per poter andare in maniera un pochino più spedita. In questo modo sicuramente la Lega Nazionale dei Dilettanti ragionato bene, secondo me, e si è giunti alla giusta sintesi. Ora si spera che appena il campionato ripartirà, ora mi è dato notizia appunto che non partirà domenica, ma quella dopo, insomma, ci siano meno ritardi possibili per poter arrivare alla conclusione della stagione, anche perché tante manifestazioni comunque sono state già annullate. Pensiamo alla Coppa Italia della Serie D, ma pensiamo anche a Coppa Italia e gli spareggi delle eccellenze che e comunque erano manifestazioni importanti e per poterli concludere che sono stati aboliti. Oh, noi siamo pronti carta e penna, perché ovviamente hai visto tante partite, ci puoi dare almeno tre nomi di giovani talenti che ti hanno di fatto rapito lo sguardo in queste partite che stai vedendo? Allora, sicuramente il primo che mi ha impressionato è Giovannini del Carpi, che ho segnato anche ieri. Un giocatore 2001 estremamente interessante. Ci metterei dentro anche Santoro, giocatore del Teramo, mi è piaciuto molto, sinceramente. E poi un altro giocatore che comunque mi ha particolarmente colpito è Pandolfi della Turris. Avevo visto questo ragazzo a inizio stagione, si è riconfermato con il gol vittoria della Turris a Palermo e sembra che ora sia attenzionato anche dalla società di Serie B. Ma i nomi sarebbero tantissimi, ne ho detto tipo tre per dare qualche indicazione. Perfetto, grazie Simone, è stata interessante questa chiacchierata, ovviamente ti rinnoviamo l'in bocca al lupo, gli auguri per questa nomina di direttore sportivo ufficiale, adesso possiamo dirlo a tutti gli effetti dopo il corso, buon pomeriggio e grazie ancora di essere stato con noi. Crepi il lupo e ti ringrazio a te Matteo per l'invito, è stato veramente un piacere, un saluto a tutti. Grazie mille dunque a Simone Perotti. Noi abbiamo il tempo proprio prima di salutarci per ricordarvi gli appuntamenti, perché sono davvero importanti. Alle 19 c'è la seconda edizione del telegiornale in diretta, ma soprattutto alle 21 la trasmissione, alle 20 abbiamo detto con Giuseppe Stellina, dillo a Stellina, ma alle 21 soprattutto c'è Calcio e dintorni, si parlerà di calcio di Serie C e Serie D, e questa sera ospiti di Alessandro De Emidio e Dorotea Mazzetta ci saranno il tecnico del Teramo Massimo Paci, il direttore generale del Notaresco Alfredo Natali e il presidente del club biancorosso Giuseppe Bracalenti e il presidente del club Spartaco Piotto Francesco Recinelli. Dunque c'è l'occasione anche per sollecitare il tecnico del Teramo Massimo Paci, che sicuramente è grande artefice del straordinario cammino del Teramo in questa stagione, almeno fino ad oggi. Io ringrazio in regia Giancarlo Rapagnà, Cristian De Luca e Pietro Baldassarre. L'appuntamento ovviamente con J-Live torna domani pomeriggio e questa sera con il telegiornale e i vari programmi su Super J. Arrivederci e buon pomeriggio.